Ciao ragazzi, come va? Si dice spesso che la vita è fatta di piccoli gesti, no? Sono appena stato nell'ufficio comunale a registrare la nascita della mia seconda figlia. E signora, devo dire, molto gentile, disponibile, mi ha veramente anche fatto sorridere in più di una battuta. E come anche per la nascita della mia prima figlia quasi quattro anni fa, anche oggi c'era un regalino all'uscita, un piccolo poster con il benvenuto alla città di Varsavia, benvenuto alla nuova cittadina di Varsavia. E in questa scatolina qua, ora vi faccio vedere cosa c'è, un bel body da mettere alla bambina con scritto Jestem z ciebie dumna, ovvero sono orgogliosa di te, ovvero io come città di Varsavia sono orgogliosa di te. Che dire, sono sempre sciocchezze, ci sono persone anche magari un pochino contrarie al concetto di famiglia, insomma ci sono in ogni ambito diverse opinioni, però comunque sono sempre dei piccoli gesti, secondo il mio punto di vista, molto apprezzabili. Tra l'altro qua dietro di me c'è anche il cinema Kino Muranov, cinema, insomma, simbolo, uno dei simboli di Varsavia a livello culturale. Dai, vi auguro una buona giornata, ciao ciao. Altro giorno, altro piccolo pensierino che fa sempre piacere. E a Biedronka, che è un supermercato polacco, anche se non erro proprietario portoghese, ma comunque tralasciando questo, se si fornisce tramite il sito internet il codice fiscale del nuovo nato, nel nostro caso la nostra piccola nuova figlioletta, arriva a casa della marca Dada, una marca polacca di prodotti per l'infanzia, per i bambini, diciamo, e per i neonati. Arriva un present Dlat Twojego Maluszka, un regalo per il tuo piccolo, per il tuo piccolino o la tua piccolina. Si apre. Oh yeah, serdecznie gratulujemy, powiem szczenie rodziny. Facciamo le nostre congratulazioni sincere per l'aumento della famiglia, non l'aumento, come si può dire, per l'allargamento della famiglia, ecco. Poi qua c'è un bel catalogo di Dada. Con tante un giornalino adesso che sicuramente leggerà mia moglie. E dentro cosa c'è? Ci sono del numero 2, quindi da 3 a 6 kg. Quanti sono sti pannolini? Vediamo. È una confezione da... Ah, ce ne sono direi, non so, almeno una ventina dentro. Vediamo. 14 pezzi. E comunque sì, essendo gratis... Ah, perché sì, mi ero dimenticato di dirvi che tutto ciò viene dato gratuitamente. Quindi, allora, gratis. Questo poi, dei bastoncini per pulirsi le orecchie per i bimbi, quindi, insomma, il cotton fioc di quelli più o meno accettabili, cioè non pericolosi per i bimbi, e anche delle salviettine super sensitive, no, ultra sensitive, 100% cotone, bez zapakowe, cioè senza profumazione, 64 pezzi. Sono sempre delle piccole cose, ma che credo che nel mondo, in un mondo di totale indifferenza e poco rispetto per quello che è il sentimento della famiglia e quant'altro, sono sempre appunto dei gesti molto apprezzati. Vogliate bene alla vostra famiglia perché è sicuramente l'aspetto più importante della vostra vita. Oh, avete sentito? Anche la nostra bimba è d'accordo. Un bacio, a presto!